Amici, finalmente dopo tantissimo tempo e per la prima volta sul mio canale giochiamo ad Among Us con voi iscritti. Per giocare con me entrate nel server Discord che organizziamo partite ogni tanto e ci sarà da divertirsi. Ma adesso, signori, iniziamo sperando di essere l'impostore. Iniziamo. Allora amici, siamo in 8 su 10, il match starta tra 5 minuti. Ammetto che la mia prima partita ho dovuto chiedere consigli agli altri. Spero, incrocio le dita, di essere l'impostore. Non so come si nota che l'impostore non ci ha mai giocato, ma credo di non essere io, perché altrimenti ce l'avrebbe detto. Boh, spero di sì. Allora, non ci ho mai giocato, non abbiamo la chat perché non ho le cuffie per il computer, mi si sono rotta. E dobbiamo fare i task, ovvero i compiti. Ad esempio, noi siamo qui e qui appunto quello che avevo cliccato. Oh, 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 cosa vuol dire che il meltdown? Cioè, cosa sta succedendo? È appena iniziato e già si sta disintegrando tutto. Ok. Allora, so che il killer, l'assassino, può appunto deve uccidere di nascosto. E qua sta per esplodere tutto. Ok. Secondo me è lui. Ve la butto lì. Secondo me è It's Ale. Un saluto intanto a tutti quelli che stanno partecipando. Ti prego, apriti. Ok. Ah, l'avete già sistemato, signores. Perfetto. No, è morto un tipo, è morto un tipo. Ok, chi è che è morto? No, no, Lucario Ripperoni. Allora, io intanto qua scrivo, poi vi faccio un riassunto. Io non so, io ho detto che non so niente. Come si fa a scrivere? Oh, qua dicono DJ Spada, attenzione. No, la facciamo così. Per questa volta skippo il voto. Mi sa che l'hanno skippato un po' tutti. Scrivetemi tra l'altro nei commenti cosa succede se si skippa il voto o se si vota e si sbaglia, non lo so. Ok, quindi dato che non sappiamo niente. Che carina che c'è l'animazione. Esatto, nessuno è stato egettato. Perfetto, ovvero buttato fuori dalla navicella. Quindi, a parte che sarebbe più figo in vocale, però appunto mi sa che magari la prossima volta lo facciamo in vocale. E adesso era diciamo una prova. Cosa succede qua? Cos'è sto coso? Ah, ma sono facili, ok. Pensavo fosse una roba, oh mio Dio, impossibile. Invece è una mega stupidatina. Allora, vado da qua, vado in caffetteria e poi vado lì. Con quale skin Aslan me lo stai dicendo? C'ha un'ascia piantata in testa. Ok, ci abbiamo anche Stalin, un saluto dalla Russia. Ok, mi sa che quando compare la freccia sono quelli obbligatori. Cioè, più che altro, come faccio a scoprire chi è l'impostore? Devo sgamarlo in pieno sostanzialmente. Tanto qua siamo nella greenhouse, carini i posti. Comunque, tra l'altro ci sono tre mappe. Se non ci avete mai giocato, da cellulare mi sembra è gratis, altrimenti da PC, io l'ho preso da PC, costa tipo 3 euro. Niente di incredibile su Steam. Questo per usarlo cosa succede? Crew member, ah ok, c'ho un emergency meeting, perfetto. Quindi se vedo qualcosa di incredibile ve lo faccio sapere. Allora hanno chiamato un meeting di emergenza. È morto Tempest! No, no, datemi informazioni amici, mi servono informazioni. Allora, è morto sia Tempest che Lucario Ripperoni, stramega Ripperoni. O è Stalin oppure è DJ Spada. Allora, io di DJ non mi fido e l'ho anche scritto. Vediamo cosa votano gli altri, perché non so se hanno votato o hanno skippato. Skippiamo? Vabbè, per questo giro skippo ancora. Qua è stato votato uno io. Cosa mi voti DJ Spada? Uno lì, uno lì. Ok, perfetto. Il gioco si infittisce. Nessuno è stato egettato. Tra l'altro, ma io voglio inseguire DJ Spada. Non mi fido. Oppure Izzale. Seguiamo il signorale. Non lo so, non lo so. Mi sa di impostore. Che poi, di fisso, sto incolpando qualcuno che non c'entra assolutamente niente. Quanto è buio qua. Oh mio Dio, non si vede niente. Oh mio Dio, non si vede niente. Stalin, cosa mi stai facendo? Attenzione, hanno chiamato un altro coso di emergenza. Chi è che è morto? The Real T è morto. Ok. Sto giro, signori, voto. Sto giro voto Izzale. Sì. Perché non so, mi sa di... tra l'altro c'è qualcosa di censurato. Mi sa di agguatone. Allora, DJ Spada l'ho inseguito ed è bello pulito. It's Ale è stato votato. Vediamo se è lui l'assassino. Vediamo se è lui l'assassino. No! No! No, Ripperoni! Mega Ripperoni. Ok, allora, sappiamo che It's Ale, ma se schiaccio qua cosa succede? Niente di incredibile. Sappiamo che It's Ale non era e l'abbiamo ucciso. Mi dispiace, soldato F in the chat, signori. Mega F in the chat. Poi sappiamo che DJ Spada non è, perché l'ho inseguito tantissimo. Guarda come inseguo, ok? E si è anche lamentato del fatto che seguivo, quindi magari ci sta tramando qualcosa. Tra l'altro devo andare di là, come ci arrivo di là? Stai attento Stalin, perché di te no... Stalin! Non ci credo! No!
Non ci credo, ci ha uccisi Stalin direttamente dalla Russia. No! Ti ha tirato fuori un coltello dalla gola? Oddio, che ansia! Non ci credo, bravo, è stato bravo perché non ho mai sospettato di lui. GG, mi dispiace Izzale. No, ora io seguo il signor Stalin. Ci hanno trovato il mio cadavere, Ripperoni. Comunista traditore. No, Aslan Ripperoni. No, è stato ucciso brutalmente. Bravo Stalin, se la sta giocando benissimo. E Aslan non era l'impostore. Signori, è stato bravissimo. Io vi caccio un play again. GG Stalin, GG. Allora signori, seconda partita, siamo in 7, mi sa, questo giro, e credo di essere ancora innocente. Sì. Tanto scrivetemi nei commenti le tecniche migliori. Dai, non può essere di nuovo Stalin l'assassino, cioè è proprio impossibile. Allora andiamo a fare qualche task. Lucario se mi uccidi adesso. Lucario, stai attento. Allora, dicevo, noi siamo qui, dobbiamo andare in laboratorio. Io me la gioco tranquillo. Non mi fido mai più nella vita di Stalin. Però me la gioco tranquillo. Mi vado a fare i miei task. Inseguo la gente. Inseguo decisamente la gente. No, Aslan è cattivissimo. Ok, lo vedevo bello cattivo. Ok, pensavo di essere morto. No, RIP DJ Spada. Era nella parte alta che c'era anche Master vicino. Allora, qua mi stanno un po' accusando. Però mi sa che schippo. Allora, di Aslan non mi fido più di tanto. Mi ha votato Tia. Ok. Vabbè, non succede niente. Non credo che mi ejectino lo stesso. No, ok, siamo salvi. Perché eravamo 1-1 di voti. Perfetto. Quindi siamo salvi. Però sapete cosa? Non mi fido di Aslan. Lo vado... o di The Real Tia. Seguiamo Aslan o Tia? Dai, seguiamo Aslan. Che c'ha tra... No, il reactor. No, andiamo al reattore. Allora, io non mi fido né di Aslan né di The Real Tia. Quindi buttiamoci un attimino al reattore. Thank you. Ok, il reattore è tornato normale però. Ok, hanno chiamato un coso di emergenza. Vuol dire che qualcuno ha visto qualcosa. Secondo me lui ha chiamato il coso. Però vuole depistarci. Ma sapete che io lo voto. Io, sì, l'abbiamo votato in due. è troppo sospettoso. Vediamo se viene gettato. Oh no, non succede niente. Ah no, ok. Come si fa a essere gettati allora? Boh, non lo so. Mi sa che serve un certo numero di voti. Però dato che io non mi fido minimamente, anche perché ha chiamato totalmente a caso un meeting, lo inseguo malamente, tra l'altro. Lo voglio inseguire malamente. Potrebbe portare alla mia morte. Però magari potrebbe portare alla vittoria del team. Anche se porterà più facilmente alla mia morte. Ma sono dettagli. Dai, The Real Tia. Dai, vieni Aslan, vieni che facciamo in coppia, lo inseguiamo. Quanto ignorante la sua skin, vabbè. Sta andando a fare le quest, Aslan, ok. Stalin, non mi fido. No, no, è crashato. No, è crashato un botto, RIP. Però vuol dire che non era il killer. Ok, quindi ci buttiamo su Aslan. Allora, ho trovato il corpo di Stalin. Sì, è il corpo di Stalin. No, raga, secondo me è Izzale. Secondo me è Aslan, signori, lo votiamo. Vai, votatissimo. Mi sa che tra l'altro è gettato, mi sa che l'abbiamo votato tipo tutti e tre. Qua cosa dicono? Era giù dove c'era il pulsante. E invece io l'ho visto salire. Due mi hanno votato, uno mi ha votato, cioè, pardon, in due l'abbiamo votato. Vediamo se viene gettato, sì. Dai, secondo me è lui, per forza. Sì! Sì! Vittoria! Woo! Woo woo woo! Sì, signori, lo sapevo che era Aslan, ci avrei scommesso di tutto perché l'avevo visto salire. E infatti, GG. Eh sì, signori. Quindi, signori, abbiamo fatto una vittoria e una sconfitta tragicissima. Spero che questo video vi sia piaciuto. Non l'abbiamo fatto appunto in vocale, però magari un prossimo episodio, non lo so, più avanti, lo faremo nel vocale. In caso entrate nel server Discord, il link è in descrizione. Vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento domani al solito ora, ovvero 2:15, con un nuovo video. Ciao! Stupendo! Woo!